Io non ho mai avuto le idee chiare, ho fatto il classico, quindi cultura umanistica, di cui sono fiero perché mi ha insegnato moltissimo. Credo che il liceo mi ha insegnato molto più dell'università per quello che riguarda la vita. Poi ho fatto ingegneria perché ho sempre avuto le idee chiare, quindi ingegneria elettronica, con grandi, diciamo, felicità da parte dei miei genitori che hanno visto questa mia esperienza del classico come un errore giovanile che dovevano in qualche modo curare. E dopo ingegneria elettronica ho deciso che non mi piaceva l'Italia, quindi sono andato all'estero e ho fatto un dottorato, un PhD in computer science, quindi ho cambiato ancora nella mia vita. Sono rimasto negli Stati Uniti per un po' di tempo, i miei colleghi americani dicevano se rimani 8 anni poi rimani per sempre. All'ottavo anno sono tornato in Italia e ho, diciamo, cambiato ancora professione, perché negli Stati Uniti lavoravo in un laboratorio di ricerca dell'IBM, IBM TJ Watson, e tornando in Italia ho cominciato una nuova professione da professore universitario, che non ho cambiato negli anni, anche se avrei voluto cambiare. In effetti in Italia c'è questa grossa tensione tra cultura umanistica e cultura tecnologica. E a me ricorda, la domanda di Aurora viene in mente quando è venuto il CEO di Google in Italia, qualche anno fa, gli ha chiesto, non faccio nomi, non faccio cognomi, quindi parlerò di CEO di Google e di un noto politico italiano. E il CEO di Google ha detto al noto politico italiano, guardate che cioè, qui avete bisogno di persone che lavorino al digitale, perché voi avete degli ottimi cervelli, d'altronde gli italiani che vanno all'estero si fanno sempre apprezzare molto, perché non investite nel settore digitale? E il noto politico, di cui non facciamo nome, disse, allora, in America avete tanti informatici, in Italia abbiamo delle persone brave di storia, credo, disse qualcosa, storia medievale, quindi così, perché i vostri informatici, come se non ci fossero informatici in Italia, tra l'altro, non vengono qui e insegnano i nostri informatici, i nostri esperti di storia medievale vengono a voi e vi insegnano la storia medievale. Beh, diciamo, questa la dice un po' lunga su perché noi soffriamo di un ritardo abbastanza cronico. Non è solo un problema nostro, non so se questo è nostra fortuna o no, cioè l'Europa in genere è in ritardo. In questo momento i due grossi player sono gli Stati Uniti e la Cina. Sapete che, diciamo, uno dei grossi temi è quello dell'intelligenza artificiale. La Cina quasi 2 anni fa ha avuto una strategia nazionale dell'intelligenza artificiale, investendo soldi veri, una marea di soldi veri, per colmare il gap con gli Stati Uniti. E il loro obiettivo è di arrivare entro il 2030 ad essere il leader mondiale nell'intelligenza artificiale. Anche gli Stati Uniti, che in questo momento sono guidati da un presidente, diciamo, che non brilla per altre considerazioni, però è partita con un programma di finanziamento di intelligenza artificiale. L'Europa, la Francia ha la sua strategia, la Germania ha la sua strategia, ma diciamo al di là delle chiacchiere non si vede moltissimo. Quindi questa, diciamo, tensione tra umanismo e tecnologia e anche l'area scientifica, l'area STEM, è molto sentita. Io però credo che siamo arrivati in un momento in cui dobbiamo superare un po' questa diversa tensione tra in qualche modo le due culture. Felicia, che tra l'altro ringrazio per avermi invitato, tra l'altro vi faccio una piccola parentesi, quando mi ha invitato io ho detto sono felice di venire, ho pensato perché comunque devo un favore a Felicia perché l'ho invitata da lui in un dibattito bellissimo e quindi ho detto restituirò questo favore a Felicia. Adesso mi sento un po' in imbarazzo perché in realtà ho due favori da restituire a Felicia perché anche questo dibattito è bellissimo, quindi chiusa questa parentesi. Ma penso Felicia, tutto sommato, come possiamo definire Felicia? Professionalmente non lo so, tutti i giorni me lo chiedo. È una psicologa, però non fa un lavoro da psicologa, cioè lavora con tecnologie digitali, cioè non è tanto la tua formazione, no? Come diceva Aurora, dei mestieri non esisteranno più o saranno completamente diversi. Quello che si dice è che il 65% dei bambini che studiano elementari faranno un lavoro che oggi non esiste. Io dico sempre ai nostri studenti del primo anno
che loro si sentono a disagio, ma io mi sento molto più a disagio perché li sto preparando a un lavoro che non c'è, che si dovranno inventare loro. Vi racconto una storia personale abbastanza interessante. Qualche anno fa mi ha chiesto la tesi uno studente che avevo seguito per un po' di tempo negli esami. E a me sembrava proprio lo studente bravo ma che non si impegnava. Quindi, diciamo, mi sentivo un po' a disagio. Lui mi ha chiesto la tesi, ho detto, guarda, per me va bene, cioè mi fa piacere se tu fai la tesi con me, però te lo dico chiaramente, cioè una tesi devi lavorare, perché a me dà fastidio, perché tu hai del talento dentro di te, ma questo talento non l'hai tirato fuori. Quindi, se vuoi fare la tesi con me, mi sta benissimo, ma ti devi impegnare. E lui mi guarda e fa, no, professore, allora non la faccio con lei, perché io in questo momento ho un problema. Mi dico, che problema hai? Perché pensavo che fosse una situazione. Allora, questo studente che ho avuto, poi ha fatto la tesi con me, è lo studente che ha messo in piedi Studentville, che forse conoscete. Ha cominciato, lui era di origine calabrese, ha cominciato mentre al liceo a fare un sito, tra i primi siti che sono stati fatti, per scambiare versioni, no? Di latino, di greco, che ha avuto un successo incredibile. Un sacco di pubblicità, lui mi ha detto chiaramente, io sono co-founder di questa cosa, in questo momento la stiamo vendendo, quindi stiamo trattando. E quindi stiamo ragionando di vendere qualcosa che diciamo vale milioni di euro. Quindi, professore, lei mi capirà se io non posso impegnarmi in questo momento per tutte le cose su cui lei mi darà da lavorare. Beh, lui si era inventato un lavoro. Poi ha fatto l'università, poi ha venduto questa Studentville, che adesso è stata comprata da una media company per una cifra non banale, e, diciamo, anziché comprarsi la barca a vela o fare una vita da nababbo, come fanno tra l'altro vari imprenditori europei e anche italiani, ha reinvestito questi soldi in altre attività che sta facendo. In questo momento le sta facendo in Svizzera, perché non ce la faccio più a fare varie cose in Italia, nel senso che c'è una burocrazia molto, cioè aprire una startup in Italia, anch'io ho fatto due startup, ma diciamo non lo consiglierei neanche al mio peggior nemico di aprire una startup o di fare qualcosa di questo tipo. Quindi, diciamo, è vero che non c'è un clima di fiducia in generale, però è vero che se tu pensi di poter contare sulle tue capacità, questo forse è un momento eccezionale. Come diceva l'onorevole Palmieri, questo è un momento che non si è mai verificato nella storia. Cioè stiamo vivendo dei cambiamenti veramente epocali con una velocità incredibile. Quello che dico sempre è, pensate quanto tempo è servito a una tecnologia per raggiungere 50 milioni di utenti. L'aereo ci ha impiegato 60 anni. L'automobile ci ha impiegato tra 50 e 60 anni. Quindi ha dato tempo a noi umani di abituarci a questa nuova tecnologia. Facebook, non so se Facebook è una tecnologia, ci ha impiegato 2 anni. TikTok ci è arrivato in pochi mesi. Sapete cos'è TikTok, immagino, no? Sì, siamo noi vecchi che non sappiamo. Eh? Esatto, è cinese, diciamo. Il record però non c'era questo. Sapete qual è la tecnologia, tra virgolette, che ha avuto 50 milioni di tempo finora nel più breve tempo possibile? Pokémon Go. Pokémon Go 2 anni fa ha raggiunto, vi ricordate, no? Cioè io, i miei figli che mentre guidavo mi facevano la foto con Pikachu da qualche parte, cose di questo tipo. 19 giorni. Beh, questo è incredibile, cioè questo vuol dire che quando arriva una nuova tecnologia o ti senti a disagio perché ti sta cambiando il mondo velocemente sotto il naso, oppure cerchi di cogliere l'opportunità e cerchi di capire cosa ti porta questa tecnologia e cavalcare e governare questo cambiamento. L'altro giorno mi faceva ridere, sorridere, perché Felice ha messo questa vignetta in francese che ha trovato su Twitter. L'ho trovata anch'io e noi abbiamo un gruppo WhatsApp di famiglia, l'ho mandata al gruppo WhatsApp di famiglia ai figli, che ovviamente quelli grandi neanche mi rispondono più perché diciamo, però per mia fortuna il più piccolo ha 10 anni, quindi sta studiando francese, poi è un francese molto facile, è venuto da me e mi ha detto, ah vabbè, divertente, e abbiamo cominciato a parlare. Allora, siamo confrontati su varie cose, lui ha 10 anni ovviamente usa Spotify.
Non voglio sapere chi gliel'ha installato, se è craccato o se no, sospetto che sia craccato. Però diciamo, abbiamo discusso di quanto sono cambiate le cose. Io gli ho detto, parlano prima degli smartphone, no? Che è diciamo un'innovazione importante, però Apple prima degli smartphone diciamo ha portato l'iPod, è quello da cui è nato lo smartphone in realtà. E l'iPod è stata una rivoluzione incredibile. Ce la raccontava mio figlio piccolo, che quando dall'Italia andavo negli Stati Uniti mi portavo la musica che mi piaceva e che non riuscivo a trovare in Italia su CD. Quindi, diciamo, a parte che questi CD erano ingombranti, cioè un CD è un disco, tipo un DVD, in cui hai 20 brani. Costavano l'equivalente di 17 euro, 20.000 lire, non so, perché quello era il periodo per me. So, abbiamo fatto un rapido conto, lui mi ha chiesto tutta la musica che ho nella mia playlist di Spotify, insomma lui ha 1.000 brani, quanto ti costava? Innanzitutto portare 1.000 brani in una valigia non ci sarebbe entrato, no? E adesso li portiamo in un telefono. Cioè facendo un rapido conto, diciamo 1.000 brani, diciamo sono 100 CD almeno, 20 euro ciascuno, so 2.000 euro. Cioè lui mi ha detto, io ho 2.000 euro di roba nel mio telefono, è tutto contento di questo. Pensate quanto questo è successo nell'arco di 10-15 anni, eh? Pensate a cosa fa Spotify. Chi è Spotify? Spotify è un signore svedese, molto giovane, tra l'altro non laureato, questo non lo vorrei dire. Anche Microsoft, diciamo, Bill Gates è un dropout. Anche Jobs è un dropout. Anche Zuckerberg è un dropout. Diciamo, alcuni lo sono ancora, diciamo, no? Per fortuna. Però l'istruzione è importante, ha un peso, però diciamo conta anche le idee che hai. Cioè questo signore svedese che ha fatto Spotify ha preso tutto quello che veniva, diciamo, dalle peer-to-peer, Napster, Nutella, forse diciamo le persone della mia generazione si ricordano il modo in cui scaricavano musica più o meno illegalmente, e quindi ha preso tutte queste reti peer-to-peer e ha detto, vabbè, ma questo sistema, il modello di business delle reti peer-to-peer non può andare avanti. Quindi prendiamo questa tecnologia e facciamo un sistema in cui la musica la paghi e la paghi poco. Chiaramente ti devo offrire un servizio perché tanti altri ti offrono musica, no? Amazon ti offre musica, Apple ti offre musica. Quindi il mio servizio, tra l'altro ho parlato questo con mio figlio 10 anni e ho scoperto che Spotify in poco tempo conosceva benissimo le sue preferenze, così come Netflix. Cioè il potere dietro a queste aziende, che sono tra le aziende più ricche al mondo, no? Perché chi sono le aziende più ricche al mondo? Amazon, poi? Netflix non è così ricca perché, diciamo, sta investendo moltissimo, cioè spende anche molto. Microsoft, Google, Spotify non c'è ancora, Facebook, Apple, ci sono anche due cinesi, Alibaba diciamo vende oggetti, ok? Samsung è coreano, Tencent di cui non avete mai sentito parlare, Tencent, avete sentito parlare di WeChat però? WeChat diciamo è molto più che WhatsApp cinese, cioè in Cina posso fare tutto, posso vivere su WeChat. Cioè vi ricordo da giovane, scusa se faccio queste cose personali, Felicia, da giovane avevo più o meno la vostra un problema incredibile, avevo degli amici sconclusionati, quindi ci vedevamo il venerdì sera, il sabato sera in un posto che era il solito posto e stavamo a discutere di cosa fare per la serata. Per ore e ore, finché poi alla fine a uno ci defilavamo e questo gruppo diciamo faceva altre cose, perché andiamo al cinema per questo, no ma io l'ho già visto, andiamo a mangiare pizza, no ma a me la pizza non piace, era una cosa complicatissima. Con WeChat mi metto d'accordo, tipo WhatsApp dove voglio andare, con WeChat prenoto al ristorante, quando entro si accorgono che è entrato il mio telefono, quindi mandano l'ordine in cucina, mi fanno sedere, con WeChat pago il conto. Se sono generoso lo pago per tutti, altrimenti mi faccio dare sempre con WeChat la quota di ognuno. Cioè, vivo su WeChat.
Ok? È una cosa fantastica da questo punto di vista. Qual è il rovescio della medaglia di tutto questo? Non so se avete curiosità o domande, sì? Esatto, e hai dato la risposta alla mia domanda prima che la facessi. Qual è il rovescio della medaglia? È che chiaramente tutte queste aziende, Amazon, Google, usano i dati, perché Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tutto quello che... perché la ricchezza sono i dati. Cioè questa è la grossa rivoluzione a cui noi abbiamo assistito ultimamente, no? Cioè la rivoluzione degli algoritmi, se ci pensate un secondo. Algoritmi che prendono i dati, estraggono conoscenza dai dati e danno significato a questi dati. Che cosa fanno le... qual è la grande rivoluzione digitale che c'è stata? Se vi chiedo chi è la più grossa compagnia di taxi del mondo? Uber. Possiede taxi? Chi sono i tassisti? Siamo noi. Chi è, diciamo, il più grosso cinema del mondo? Netflix. Possiede strutture fisiche? Possiede cinema? No. Chi è il più grosso hotel del mondo? Adesso sto esagerando. Airbnb. C'ha hotel? C'ha palazzi? No. Cioè siamo noi che forniamo le camere, no? Quindi questo ha l'aspetto che noi forniamo comunque dati, diciamo, perché le piattaforme informatiche hanno, diciamo, in qualche modo disintermediato, no? Cioè pensate al costo del taxi. Per fare il tassista mica lo posso fare, soprattutto a Roma devo comprare una licenza mi costa, devo scrivere una cooperativa. Quindi l'utente ultimo paga tantissimo questo, no? Pensate al costo di un hotel. Deve avere un personale, il palazzo e cose di questo tipo. Quindi molte professioni sono cambiate completamente da questa trasformazione digitale. Pensate al giornalismo, che è una professione lontana da questo, no? Cioè i tassisti siamo noi, e va bene. I proprietari di stanze di albergo siamo noi, e va bene. Ma oggi i giornalisti siamo noi. Siamo noi che scriviamo notizie. Gran parte delle persone negli Stati Uniti, ma anche in Italia, leggono le notizie, soprattutto quelle anziane come me, da Facebook. E prima si parlava di fake news. Cioè, finché c'è un controllo di qualità dei giornalisti o dei giornali, possono decidere se dire una cosa o non dirla. Ok? Oppure decidere di dire le fake news che dicono loro. Io sono amico di Gianni Riotta, non so se conoscete, che adesso è molto interessato alla fake news, dico sempre scherzando, tu lavoravi producendo fake news prima, da giornalista, adesso li combatti quando sono diventate digitali. Però se pensate a un mestiere che è cambiato tantissimo, cioè io non devo solo scrivere il pezzo, la scrittura di un pezzo giornalistico ha un valore molto basso, devo produrre contenuti, devo distribuirli, e devo essere in grado di capire come possono essere monetizzati. Vi faccio un nome banale, non è un giornalista, però diciamo è una persona che fa tutto questo processo, che sicuramente conoscete, Aranzulla, lo conoscete? Lui ha fatto questo, ha passato 3 anni della propria vita a scrivere determinate notizie anche abbastanza interessanti, perché quando ognuno ha un problema dice che ne dice Aranzulla, come scarico questo video, come faccio questa cosa? Voi pensate che sia un benefattore dell'umanità? In realtà Aranzulla è una delle persone più ricche che ci sono, perché diciamo veicola tantissima pubblicità, come lo studente che voleva fare la tesi con me. Se lui gestisse il suo sito da solo guadagnerebbe veramente molti più soldi, diciamo glielo gestisce, la piattaforma la gestisce casualmente un periodico, e però lui ha delle entrate incredibili, si è inventato un nuovo mestiere. Ora, non è che bisogna essere Aranzulla per fare queste cose, ma se io voglio fare il giornalista oggi, non posso pensare di fare quella professione. Se voglio fare l'avvocato oggi, non posso pensare che non cambia niente. Come diceva Aurora, ci sono degli algoritmi di machine learning che sono in grado di esaminare documenti legali in maniera molto più veloce di un esperto, di un avvocato, bevendo meno caffè di un avvocato, costando molto meno di un avvocato e con lo stesso grado di precisione, se non superiore. Quindi, diciamo, il mondo professionale ci sta cambiando sotto il naso in maniera veloce.
Non so se questa incertezza ci crea mancanza di fiducia, ma forse dovremmo vedere le cose un po' più in positivo. Cioè possiamo inventarci e ritagliarci qualcosa che ci piace. Come un mondo di opportunità. Come un mondo di opportunità. Vi dico poi un'ultima cosa, anzi la penultima. In realtà questo non ha solo degli aspetti positivi, no? Come parlavamo prima, dare i nostri dati a qualcuno è problematico, perché qualcuno monetizza i nostri dati. E i nostri dati dicono moltissimo di noi. Non so se avete letto, ma c'è questo libro bellissimo di Seth Stevens Davidowitz che si chiama Everybody Lies in inglese. È stato tradotto in italiano come La macchina della verità. Tra l'altro è venuto a farci un seminario in Lewis qualche giorno fa, quindi insomma ha fatto una presentazione fantastica. E lui giustamente sostiene il fatto che quello che noi diciamo nella realtà, perché i dati sono importanti? Perché quello che noi diciamo nella realtà è in realtà in gran parte bugia. Cioè se mi chiedono fisicamente per chi hai votato o se ho votato, molto spesso io dico una cosa non vera, perché dico quello che vorrei aver fatto o ho paura di dire qualcosa. Io ricordo, ero piccolo, una delle prime volte che guardavo la TV, a un certo punto mio padre stava guardando Tribuna Politica, questo programma allucinante, insomma, no? E c'era un politico, non vi dirò il partito, che dopo un'elezione diceva: beh, gli exit poll non ci davano questo risultato, però abbiamo avuto questo risultato. Il giornalista chiedeva: perché avete avuto questo risultato? E lui diceva: beh, la gente ha paura, ha vergogna di dire che vota per noi, però poi ci vota. Questo discorso l'ho sentito fare da tanti altri politici anche 20 anni dopo o 30 anni dopo, no? Mentre sulla rete, su internet, noi siamo noi stessi, con pochi controlli da parte nostra. Adesso non vorrei, diciamo, andare nel campo della psicologia. Quindi se voi prendete i miei dati, avete un'idea di me che è più accurata di tanti discorsi che potete fare con me, perché se parlate con me io molte cose ve le filtro, ma le mie ricerche su Google, le cose che faccio su Google o da qualche altra parte tradiscono molto di quello che io penso. Ho fatto qualche mese fa, mi hanno invitato a Righi a fare un seminario e cercavo di dire appunto ai ragazzi e alle ragazze: guardate, i dati sono importanti, ognuno di noi, come diceva Felicia, lascia queste impronte digitali. E queste impronte digitali sono delicate perché, diciamo, appunto, come diceva Paolo Ghezzi, cioè io ho un curriculum, no? Ma nessuno va a guardare cosa ho fatto quando avevo 18 anni o 16 anni, per mia fortuna. Però le persone che hanno adesso 18-19 anni, quello che hanno fatto rimarrà traccia di tutto questo. E mi sono un po'... Sì. Approfitto della... tuo smarrimento. Sì, esatto. Per riprendere un attimo il discorso sull'umanesimo, no? E dire che secondo me, oltre il fatto che ci sono tutte queste professioni nuove, secondo me non esiste più, ancora meno di prima, questa dicotomia tra scientifico e umanistico, tra tecnologia e uomo. E io faccio la psicologa. Voglio dare una cattiva notizia al professor Italiano. È psicanalizzato. Perché il mio mestiere è cambiato, così come il medico non fa più le diagnosi, io non mi metto più a fare la psicoterapia con il lettino e quello che fa le associazioni libere. Non faccio la psicologa, perché mi occupo del rapporto tra uomo e innovazione. Mi occupo dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, di che cosa vuol dire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale per la nostra società. E credo, guardate dove siamo, cioè guardate, è ovvio che a noi ci viene in mente di essere umanisti. Però ad esempio l'Europa può avere proprio in questo senso un ruolo importantissimo. Abbiamo gli Stati Uniti con questa vena commerciale, no? I Google, Apple, questa capacità imprenditoriale e commerciale. Abbiamo la Cina con la capacità di controllare i cittadini. E noi cosa dobbiamo fare? Noi dobbiamo occuparci dei diritti umani, ad esempio.
la tutela dei diritti umani spetta veramente a chi ha una cultura più umanista, rinascimentale, a chi è più sensibile a questi temi. E questo ci porterà a essere meno competitivi? Probabilmente sì. Probabilmente sì, siamo meno competitivi. Però è importante anche questo ruolo. Quindi non è che dobbiamo diventare tutti informatici, no? È interessante questo nuovo corso di laurea che propone la LUIS, che cerca di mettere insieme la parte classica della LUIS con la parte più futurista, no? Quindi il computer science, ad esempio. Quindi bisogna connettere le cose, non vanno connesse soltanto i bit, vanno connesse anche tutto quello che prima tenevamo separato, perché non ha più senso tenerlo separato. Ok, grazie, mi sono ricordato e concludo velocemente. La cosa vuol dire, mi hanno invitato a Righi a fare questo seminario per convincerli di quante tracce lasciamo. Ho fatto una cosa di cui forse avrei dovuto pentirmi. Gli ho detto: avete 15 minuti, sapete come mi chiamo, ditemi tutte le informazioni che trovate su di me. Quindi, diciamo, gli ho detto: avete dei premi se riuscite a capire come si chiama mia moglie o come si chiamano i miei figli o altre cose, riceverete un premio. Quindi bisogna sempre incentivare, no, questa cosa. Allora, sono riusciti a trovare i miei figli tranne uno, che è il più riservato, quindi non mi ha sorpreso che le sue tracce fossero difficili. Sono riusciti a trovare dove abito, che io non immaginavo si potesse trovare, perché io non dico dove abito, ma diciamo c'è da qualche parte una documentazione di qualcosa che ho fatto, un atto che ho firmato, che è stato reso trasparente perché ho lavorato come presidente di una commissione in un'autorità, e loro per trasparenza hanno messo questa cosa in cui c'era anche il mio indirizzo di casa, che non è che mi piace così tanto. E questo li ha convinti: guardate che le tracce che lasciamo sono veramente impressionanti. Volevo dirvi altre due cose. La cosa importante oggi sono veramente, secondo me, gli algoritmi. Abbiamo algoritmi veloci, algoritmi che fanno delle cose fantastiche, che prima ci sognavamo, algoritmi di machine learning, funzionano benissimo. Qual è il loro problema? Che questi algoritmi molto spesso sono complicati e sono opachi. Quindi non si capisce perché hanno fatto determinate scelte. Quindi io faccio domanda per essere ammesso all'università americana, questa università riceve 100.000 domande, vuole prendere solo 1.000 persone, non può selezionare con un essere umano, no? Ma c'è un algoritmo che seleziona tutto. Faccio domanda a una banca per avere un prestito, ricevo tantissime domande, c'è un algoritmo che decide in base a quello che io scrivo. Cioè, se scrivo per esempio nella domanda: vi restituirò i soldi, non temete, per la banca questo significa no, è un cattivo cliente. Se dico grazie, anche questo è un cattivo segnale. Quindi man mano gli algoritmi prendono decisioni importanti sulle nostre vite, e se lo fanno in modo opaco, diciamo, questo crea dei problemi non soltanto tecnologici, no? Ma problemi etici, problemi di vario tipo, che secondo me dobbiamo conoscere bene e dobbiamo affrontare bene. Non possiamo, diciamo, soprattutto le persone giovani devono avere conoscenza di queste cose, perché saranno sempre più importanti nella loro vita. L'ultima cosa, tornando all'istruzione, come appunto diceva Felicia, la sfida dell'istruzione, che è il mio mestiere, è quello di preparare persone che siano in grado di comprendere quello che sta succedendo, che è molto difficile. Ecco, io credo che non è soltanto una preparazione tecnologica. Felicia diceva che alla LUIS abbiamo fatto questo nuovo bachelor in lingua inglese in Management and Computer Science, quindi che unisce una disciplina da scienze sociali, se volete, con una disciplina più tecnologica. Credo che oggi tutti dobbiamo vedere le cose a 360 gradi. I problemi sono talmente complessi, sono talmente grandi, che non li può guardare solo un ingegnere, solo un informatico, solo... ma serve una persona che è in grado di parlare, di essere fluente in vari linguaggi. Come dire, io so l'inglese, so il francese, so lo spagnolo, oggi devo essere, diciamo, un generalista specializzato, scusate il bisticcio di parole, cioè una persona che ha una conoscenza molto ampia, a 360 gradi, su varie discipline, e poi una specializzazione in qualcosa.
Quindi, diciamo, se dovessi darvi un consiglio, soprattutto alle persone più giovani, pensate che non potete non sapere queste cose. Pensate che vivete in un momento di grandissima opportunità. Tutto sta cambiando velocemente e potete cavalcare questo cambiamento e potete anche, diciamo, imparare facendo degli errori su questo cambiamento, perché tanto poi tra 2 anni ci saranno cose completamente nuove e i nostri errori non saranno più così importanti. Ok, grazie mille. Grazie.